Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi porto la guida completa passo dopo passo su come personalizzare Google Chrome. Perfetto, rechiamoci su Google Chrome. Come potete vedere in basso a sinistra c'è scritto personalizza Chrome. Cliccate e possiamo iniziare la personalizzazione. Come vedete qui ci sono delle categorie di immagini, quindi potete modificare la schermata di Chrome con un'immagine a vostra scelta. Ad esempio se andiamo sulla categoria natura ci sono delle varie immagini in natura, quindi possiamo scegliere ad esempio questa, cliccare su fine e ci sarà l'immagine selezionata. Se andiamo su scorciatoie invece possiamo decidere di visualizzare delle scorciatoie, tipo ad esempio dei collegamenti con YouTube, Gmail eccetera. Io adesso ho spuntato non mostrare le scorciatoie in questa pagina, però se spuntate potete visualizzare le scorciatoie scelte da Google in base a quello che cercate oppure dei siti più visitati. Cliccate su fine e perfetto, mi esce il simbolo di aggiungi scorciatoie, quindi possiamo dare un nome alla scorciatoia e l'URL che ci porta a quel sito. Perfetto, ritornando possiamo andare su colore e tema, qui potete un po' personalizzare la parte superiore. Se noi andiamo su colore, sul primo cerchio vedete che c'è scritto colore personalizzato, quindi qui potete scegliere un vostro colore da attribuire alla barra. Se io vado su ad esempio bianco, che è quello che sta in alto a sinistra, me la colorerà di bianco. Se poi invece volete decidere quelli già preimpostati, tipo ad esempio nera, mi dà la barra nera, però la parte superiore con il colore che avete scelto attraverso le impostazioni. Clicchiamo su fine. Ora recatevi sui tre puntini in alto a destra. Andate su cronologia e potete ragazzi cancellare i dati di navigazione in base a come preferite. Se andate su avanzate potete decidere voi cosa volete togliere, cosa volete lasciare. Se volete lasciare le password potete non spuntare le password e così via. Dopodiché andate su cancella dati. Vabbè, io adesso non ho niente, era solo per farvi vedere. Se andate su aspetto potete modificare alcune opzioni, ad esempio mostra il pulsante home, io adesso ce l'ho disattivato, se vado a spuntare mi apparirà il pulsante home in alto a sinistra ed è utile caso io volessi tornare alla home mentre sto comunque seguendo una ricerca su un sito ad esempio. Potrete addirittura anche inserire un indirizzo web personalizzato che magari potrebbe non essere la home di Google ma potrebbe essere un indirizzo scelto da voi, una pagina che magari frequentate molto spesso. Mostra barra dei preferiti, questo è molto importante perché ad esempio se voi avete delle pagine che frequentate spesso le aggiungete alla barra dei preferiti e potete visualizzarli. Se io andassi a rimuovere la spunta in questo momento non ci sarà più e quindi non avrò accesso ai siti che frequento più spesso. Qui potete modificare le dimensioni del carattere, quindi potete scegliere tra molto piccolo, piccolo e così via. Io lascio medio perché mi trovo bene così. Potete personalizzare anche i caratteri e quindi innanzitutto la dimensione, quindi potete scegliere la dimensione in base alle vostre esigenze. Se magari preferite una dimensione più grande, come vedete aumenterà, altrimenti più piccolo diminuirà. E poi il tipo di carattere. Tornando indietro, possiamo modificare lo zoom. Quindi al 100% possiamo portarlo ad esempio al 200%, anche se comunque penso che non vi servirà, io vi consiglio massimo 125%, 150% proprio ad esagerare, ma penso che il 100% va più che bene. Adesso ragazzi dirigetevi a sinistra su motore di ricerca, come potete vedere voi potete scegliere il motore di ricerca, se non vi piace moltissimo Google potrete scegliere ad esempio Bing, Yahoo e così via. Se andate su browser predefinito, adesso a me esce scritto che Google Chrome è il browser predefinito. Se volete cambiare browser predefinito, andate sul tasto Start, Impostazioni, App, App predefinite, dove c'è scritto browser web potete cambiare. Io ho Google Chrome, però potete scegliere Microsoft Edge o quello che volete voi. Ora dirigetevi dove c'è scritto all'avvio. All'avvio di Google Chrome potete decidere se aprire una nuova scheda, continuare dal punto in cui avevo interrotto o aprire una pagina o insieme di pagine specifiche. Se cliccate sul terzo vi farà digitare la pagina che voi volete. Ragazzi decidete in base alle vostre esigenze, questo è molto personale. Perfetto ragazzi, dirigetevi su Tu e Google. Come potete vedere qui potete attivare la sincronizzazione. La sincronizzazione non è altro che un'unione tra l'account presente su questo computer e che magari avete su un altro dispositivo. Ora se clicchiamo su personalizza il tuo profilo Chrome, qui potete decidere il tema, ma potete decidere anche un avatar. Questa è una cosa molto carina. Potete decidere un avatar che voi preferite e che sarà visualizzato in alto a destra. Cliccando su avanzate potete decidere la lingua, quindi potete modificarla, potete aggiungerla in inglese, in francese, quello che volete voi. Cliccando su download potete decidere la posizione
del computer in cui verranno installati i download di Google Chrome. Quindi quando scaricate qualcosa da Google Chrome verrà scaricata nella posizione che decidete voi. Io ad esempio ho una cartella download, voi potete decidere di metterlo sul desktop dove volete. E poi potete spuntare qui se volete chiedere dove salvare il file prima di scaricarlo. A me non serve perché, come vi ho detto, ho una cartella chiamata download. Se andate sul sistema, ci sono due spunte in particolare. Continua a eseguire impostazioni applicazioni in background dopo la chiusura di Google Chrome. Se voi togliete la spunta a questa opzione, significa che i processi che avete eseguito all'interno di Google Chrome termineranno. Usa accelerazione hardware quando disponibile, vi consiglio di mettere la spunta perché un'accelerazione hardware vi potrebbe velocizzare le attività all'interno di Google Chrome. Cliccando sulla impostazione e pulizia potete ripristinare le impostazioni di Google Chrome, quindi è come se resettate Google Chrome, e potete pulire il computer. Qui vi fa una scansione per vedere se ci sono software dannosi. Cliccando su estensioni potrete vedere tutte le estensioni che avete. Altro aspetto importante, sulla destra cliccando su impostazioni potrete modificare la lingua delle ricerche e l'aspetto, quindi se preferite il tema chiaro, mettetelo chiaro. Se volete personalizzare la schermata di Google Chrome, andiamo innanzitutto sullo store di Chrome. Quindi scrivete Chrome Web Store. Cliccate sul primo link. Questo è lo store di Google Chrome. Qui ci saranno una serie di estensioni e temi gratuiti che potete installare senza problemi sul vostro computer, in base alle vostre preferenze. Se andiamo su estensioni e cerchiamo Unsplash Instant, cliccate sulla prima, cliccate su aggiungi, aggiungi estensione. Ragazzi, questa è una bellissima estensione che io preferisco. Fate e mantieni che ogni volta che aprite Google vi mostra un'immagine diversa, guardate. Perfetto, e poi su temi voi potete scegliere il colore della barra. Ad esempio Ride the Wave è blu. Aggiunto a Chrome. Perfetto ragazzi, adesso la barra diventerà di blu. Se cliccate su quella di giallo diventerà giallo e così via. Potete scegliere anche il tema nero. Animali dello zodiaco, ragazzi, c'è veramente un mondo di temi che potete aggiungere, sono veramente tantissimi come potete vedere. Se andiamo sulle estensioni, c'è una pagina anche consigliata per te, quindi potete vedere le estensioni che Google vi consiglia di inserire. Un'estensione che vi consiglio molto, ragazzi, è quella della modalità scura, perché magari se vi trovate di sera su Wikipedia la modalità chiara, se non avete una luce, potrebbe darvi fastidio, ragazzi. Quindi cerchiamo tema modalità scura, perfetto, c'è già scritto. E scaricate questa estensione, ragazzi. Questa estensione vi permetterà di visualizzare i siti col tema scuro. Quindi, ad esempio, se noi andiamo su Wikipedia, come vedete, adesso è scuro, ragazzi. Se invece andiamo a cliccare Disable F5 per refreshare, adesso è in bianco. Vi consiglio di installare anche l'estensione di Google Traduttore, quindi Translate. Così ragazzi, se vi trovate su un sito e volete la traduzione automaticamente, quindi ad esempio su Wikipedia, se andiamo su English e volete la traduzione, cliccate su Traduci questa pagina e automaticamente ve lo tradurrà in italiano. Perfetto ragazzi, abbiamo quasi finito. Ultima cosa che vorrei aggiungere e vi consiglio di scaricare questa estensione che si chiama HTTPS Everywhere. Ragazzi, scaricando questa estensione avrete quel pizzico di sicurezza in più perché tutti i siti a cui accederete avranno come protocollo HTTPS al posto di HTTP. S sta per Security, ora non entro nei particolari, però ragazzi fidatevi, vi darà quel pizzico di sicurezza in più. Perfetto ragazzi, questa era la guida su come personalizzare Google Chrome, vi ringrazio per la visione, se vi piace questa tipologia di video ragazzi mi raccomando iscrivetevi, lasciate un like e commentate. Alla prossima!